campionato giovanissimi nazionali, girone C, il Chievo Verona che affronta il Brescia. Ben 5 squadre in questa categoria sono racchiuse al vertice della classifica in una manciata di punti, ben 2 anche gli scontri diretti proprio al vertice in questa giornata. Uno di questi è proprio Chievo Verona-Brescia. Minuto di silenzio in ricordo di Pier Mario Morosini e il classico 5 alto volto a salutare le panchine avversarie. Tutto è pronto per questa sfida preparata da mister Fioretto, con un Chievo intenzionato a prendersi l'intera posta in palio, Brescia ovviamente altrettanto. L'inizio però è di marca gialloblu con questo bel pallone per Maccari, la magia di Maccari, poi il sinistro che si spegne a lato di pochissimo. Ancora Chievo però perde palla e dà il là a questo contropiede del Brescia con Pagani che mette in mezzo per Chiereghin. Il gol viene annullato per un precedente fuorigioco. È sempre la compagine ospite con Forlani che si presenta dalle parti di Bertasini, il cucchiaio di Said in mezzo all'area di rigore. Altro fischio del direttore di gara, spegne relazione, ma il Brescia che si fa preferire in questa fase di gioco. Il cross immediato di Zorzi per il colpo di testa di Pagani, alto. Calcio di punizione da posizione pericolosa, va sulla battuta Forlani, la palla in mezzo all'area di rigore, esce con i pugni Bertasini. Ancora Brescia con Pagani, una Veronica su se stesso, perde il pallone e allora c'è spazio per il contropiede del Chievo con Provenzano che innesca il turbo. Ancora Provenzano, l'esterno per Maccari, scivola Sare, Maccari tutto solo e c'è il gol del Chievo con Maccari al 32esimo del primo tempo. Esulta anche Provenzano, suo l'assist vincente. Chievo 1, Brescia 0. Il Brescia prova subito ad agguantare il pareggio, vince questo rimpallo, doppio rimpallo con Chiereghin, il passaggio filtrante per Pagani e la chiusura miracolosa di Bertasini a negare il pareggio. Ultimissima occasione del primo tempo per il Brescia, palla scodellata in mezzo da Forlani, la deviazione sfortunatissima di Sbampato che pone il pallone alle spalle di Bertasini ed è il gol del pareggio del Brescia proprio allo scadere del primo tempo. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-1. La ripresa che comincia con questo assolo di Provenzano in mezzo a 3 maglie bresciane. Ancora Provenzano, l'esterno splendido, gol sfiorato da Provenzano. Ancora Chievo che prova a vincere un rimpallo e riconquistare un pallone, il sinistro immediato di Maccari che termina alto di poco. Ancora un'indecisione della difesa bresciana, stava per approfittarne Maccari, scivola sul pallone. Il calcio d'angolo, Danieli alla battuta, mette fuori il Brescia, il destro potentissimo di Provenzano, solo Zorzi a salvare il Brescia. Il calcio di punizione battuto da De Paoli, la deviazione di Forlani, para a terra Tognazzi. I gialloblu manovrano a centrocampo, però cincischiano e allora Strada offre questo assist per Pellini, la chiusura di Pellini, tiro troppo a lato, si salva il Chievo Verona. Ancora Brescia che prova a proporsi in avanti, nuovamente un assist di Strada per la botta di Brambilla, bravissimo Bertasini a far su il pallone in 2 tempi. Si conclude così questa sfida, Chievo Verona e Brescia terminano la loro gara sull'1-1, Maccari e autorete di Sbampato.